Nome? Ugo. Alessandro, Inna. Cognome? Mattei. Inna, come quello di prima. Età? 37. 51. Studi? E laureato in economia e commercio. Studiato legge e ho studiato economia. Altre esperienze formative? E dottorato in economia e gestione della pubblica amministrazione e ricerca in pubblica amministrazione. Ho fatto parte di movimenti ambientalisti vari, io faccio politica da sempre e direi che la mia formazione è stata su quel campo lì. Professione? Insegno organizzazione e cambiamento nella pubblica amministrazione e all'Università di Roma Tor Vergata. Sono un professore universitario e un avvocato. Ultimo libro che ha letto? La lotta di classe dopo la lotta di classe di Luciano Gallino. Quello di Paulesu che si chiama Nino mi chiamo, una fantabiografia del piccolo Gramsci, bellissimo libro. Ultimo libro che ha scritto? Organizzazione e cambiamento nella PA, un po' monotono. Beni comuni, un manifesto per la terza. Tempo libero? Prima facevo sport, adesso leggo un po' di più e vado in barca un po'. Scio e gioco a tennis. Ideologia politica? Ideologia, sicuramente di sinistra, l'unica cosa che si può fare è essere di sinistra. Ma non ho una... sono una persona di sinistra, mi considero un libero pensatore, ho una componente ovviamente marxista, una forte componente anarchica del mio pensiero, sono un antiliberale direi. Cosa voterà alle prossime elezioni? Partito Democratico. Dipende da cosa ci sarà. Non voterò, so cosa non voterò, non voterò nessuno che si sia messo a sostenere il governo Monti in nessuna forma perché non sono un suicida. Stato. Lo Stato è fatto da un territorio, un popolo, è un apparato di governo che tutela gli interessi di quel popolo. Stato è un'organizzazione monopolista della forza che utilizzando una struttura gerarchica e dei metodi violenti cerca di mantenere un ordine costituito in un territorio. Mercato? Posto anche non fisico dove si incontra domanda e offerta di beni e servizi. Mercato è una dinamica di scambio che cerca di far crescere il valore di scambio dei beni e dei servizi, ma che ultimamente è diventato invece molto più un'ideologia. Pubblico? Quell'insieme di istituzioni che garantiscono, producono beni e servizi nell'interesse della collettività. Il pubblico è quel settore che cerca di funzionare al di fuori di una logica del profitto privato e nell'interesse di tutti. Privato? Un insieme di soggetti invece privati che aventi scopo di lucro o non di lucro perseguono interessi privati o collettivi. Profitto. Cittadini? Sono quel pezzo di popolo, sono quelli che fanno parte di quel popolo, dello Stato sopra, che hanno diritti e doveri che la Costituzione dello Stato definisce. Non solo diritti, anche doveri. Persone che vogliono essere politicamente attive e contare. Bene comune? È un bene che è di tutti. Bene comune in assoluto è una categoria concettuale di antica origine cattolica. Bene comune come aggettivo, quindi acqua bene comune, notav bene comune, allora è una nuova tradizione di pensiero e di lotta che vuole mettere al centro la persona, la collettività e gli interessi delle generazioni future. Partenariato pubblico-privato? Partiamo con il privato, potrebbe essere, io lo credo fermamente, un modo per gestire quelle cose che sono anche di tutti. È una forma di gestione o di produzione di beni e servizi. Il privato fa i profitti e il pubblico si becca le perdite. Ora passiamo a un po' di esempi concreti. Alcuni vi riguardano da vicino, altri meno, e chiediamo a entrambi di commentare e ampliare eventualmente il discorso. Siamo a Roma,
Il 14 giugno del 2005 un gruppo di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo occupa il Teatro Valle, dichiarandolo bene comune e chiedendo di trasformarlo in un centro di drammaturgia contemporanea nazionale. Gli occupanti iniziano a dormire nel teatro, mangiare nel teatro, organizzarne le attività, corsi, dibattiti e spettacoli che si svolgono con cadenza quasi quotidiana. Dopo diversi mesi nasce un nuovo obiettivo, cioè quello di creare una fondazione, la Fondazione per il Bene Comune Teatro Valle, basata su dei modelli diversi di gestione, attraverso per esempio delle forme di azionariato popolare. Siamo a un punto adesso per cui per dare vita alla fondazione servono 250.000 euro, è partita la raccolta fondi e lo statuto è su una piattaforma interattiva, che permetterà un'elaborazione condivisa del documento finale. Cosa ne pensate di questa esperienza? Una vicenda che serve, innanzitutto. Serve. È una vicenda che ha dei punti di forza e debolezza, secondo me. È una vicenda che racconta finalmente, di un'istanza forte di ripensare il Teatro Valle, senza dubbio, è per me, per esempio, un bene comune. Il punto è se questa è la modalità di gestione attraverso il quale si possono gestire beni comuni o se questo è un passaggio per dire che al di là dello Stato da una parte, del mercato dall'altra, esistono delle forme alternative appunto per il bene comune. Secondo me è originale in questo momento storico e provoca e fa riflettere. Nel suo DNA, secondo me, è testimonianza di uno spazio possibile insomma, tra pubblico e privato, tra Stato e mercato, la solita polarizzazione, uno Stato possibile che però di cui la discussione è avanzata pure da tempo. Cioè, voglio dire, le comunità di Adriano Olivetti raccontavano di un'idea di partecipazione pubblico-privato, per il bene comune. Quindi è un'esperienza che secondo me va bene, è importante che esista, va capito adesso però che cosa succede, come la si può organizzare in modo tale che quello sia davvero un bene comune, che non sia un'occasione iniziale di bene comune che poi diventa bene di pochi. Quindi il passaggio è importante adesso, è delicato, però l'iniziativa va secondo me premiata. Beh, sull'idea dell'azionariato popolare tecnicamente non è corretta. Che ci sia un tentativo di sforzo di raggiungere popolarmente, quindi di diffondere la partecipazione, sì, che queste possono essere considerate le azioni, no, perché c'è una contraddizione tra azioni e fondazione, ma questo è come dire, un dettaglio da leguleio. Per me è stata l'esperienza di avanguardia politica più importante e più significativa degli ultimi 10 anni in questo paese, non soltanto. Il trionfo di un'avanguardia che lotta contro le trasformazioni del capitalismo cognitivo, mettendo insieme in mezzo il saper fare e declinandolo in chiave di essere, non in chiave d'avere. Quindi è davvero un'esperienza rivoluzionaria quella del Valle. Sì, ma l'organizzazione che gestisce il Teatro Valle come bene comune è davvero orizzontale partecipativa o alla fine non si instaura, alla fine diciamo inevitabilmente si crea un gruppo di leader che controlla la situazione? E come si fa ad affiancare una gestione assembleare a un ristretto gruppo di persone che vivono, mangiano, dormono e lavorano per gestire il teatro? Non si crea alla fine in breve tempo un sistema oligarchico? Sai, il potere è una brutta bestia, quindi si nasconde e cerca di emergere dappertutto. Però se la piattaforma è combattere il potere, diffondere il potere fino a farlo sparire, quelle che possono essere dei momenti, come dire, di tentazioni di concentrazione del potere vengono fortemente criticati e vengono abbandonati. Al Valle c'è una reale esperienza di democrazia partecipativa. Chi vuole partecipare al Valle ci va e ci partecipa. Nessuno è stato mai buttato fuori, c'è uno sforzo di inclusione estremamente importante, dopodiché siamo tutti persone diverse, ognuno ha la sua personalità e ciascuno quindi emerge in un modo piuttosto che nell'altro. Quindi è normale in qualsiasi gruppo sociale, sia esso di umani, sia esso di pipistrelli, che ci sia qualcuno che in qualche modo magari è un pochino più prepotente, però le buone istituzioni sono quelle che funzionano sfruttando la cattiveria delle persone. Ed è una delle poche cose, una citazione di Adam Smith, una delle poche cose del pensiero liberale classico che salverei. L'altra storia è questa. Nel luglio del 2012 il Comune di Cagliari sceglie di abbandonare la pratica dell'affidamento diretto nell'ambito della gestione degli spazi per la cultura. A questa si sostituisce il cosiddetto piano comunale per le politiche culturali. Vengono dunque pubblicati cinque bandi che riguardano cinque spazi di proprietà del Comune.
Il comune istituisce una consulta degli operatori del settore culturale e nello stesso tempo ricorre al partenariato pubblico-privato e al metodo che viene anche chiamato project financing. I cittadini interessati a ideare e a gestire gli spazi possono costituirsi in associazioni temporanee di impresa o in consorzi e formulare delle proposte, soprattutto sul piano della sostenibilità economica della gestione degli spazi. I bandi quindi sono divisi in due momenti essenziali. In una prima fase c'è la selezione del progetto migliore per un determinato spazio e la seconda fase mette a bando la vera e propria realizzazione del progetto. Sì, no, la descrizione è perfetta, è andata così. Ma insomma, l'idea è ancora, no? Ci sono degli spazi a Cagliari, in concessione di servizio a precedenti soggetti non profit che l'avevano gestita, scade la concessione e domanda adesso è A, che cosa farci con quello spazio, o B, chi in una logica di tutela dell'interesse collettivo può adoperarsi per farlo funzionare al meglio. In qualche modo è come se fosse successa una cosa diversa, ma con un fine simile a quello che raccontavamo del Valle, cioè invece che insomma, sul Valle, almeno quello che si legge spesso, io poi ero a Leti nel momento in cui chiuse Leti, quindi partecipai a tutto un pezzettino di processo che era Monte del Valle, no? Lì in un certo punto il comune in effetti, il comune di Roma in effetti sembrava non aver capito ancora bene cosa farci, giustamente c'è una provocazione forte che viene dalla società civile e che dice va bene, ok, è un bene comune. Il fatto che sia un bene pubblico non significa sia di proprietà del pubblico, significa che è un bene di tutti e quindi provano questa strada. In fondo Cagliari prova una strada simile, semplicemente l'iniziativa è un po' più strutturata, cioè non parte dalla società civile ma parte dal pubblico. È il pubblico che dice sì, in effetti ci sono degli spazi, non sono i miei, ma ho l'onere e il dovere di metterla a pubblica fruizione. Ho degli indirizzi politici, ho un'idea di città. Però è un bene di tutti, ragioniamo insieme sulle funzioni d'uso e le modalità attraverso le quali queste funzioni d'uso possono essere perseguite. Quindi, in fondo, è un altro modo, di raccontare una storia di risveglio della via di mezzo. Cioè, il punto fondamentale, secondo me, tutte e due queste storie raccontano della possibilità vera che esiste, di un terzo soggetto, che siamo noi tutti. Che identifichiamo possibilità e spazi d'azione che finora un po' da una parte l'ideologia del mercato, dall'altra l'ideologia della democrazia aveva detto tu è del mercato e dello Stato. No, questo non è il concetto di proprietà in questi beni non va bene, cozza un pochino. Per cui il tema è, non è che non è di nessuno, è di tutti. Dobbiamo trovare il modo per quindi tutelare gli interessi di tutti. Secondo me questa storia di Cagliari è carina perché racconta dell'uso della regolamentazione attuale per aprire al privato non la mera gestione di un bene e quindi non la privatizzazione del bene, ma per raccogliere istanze da parte del privato per decidere le politiche culturali, condividere le politiche culturali e eventualmente verificarne la sostenibilità. Ma è un metodo, voglio dire, se è uno dei tentativi di far emergere delle forme in qualche modo meritocratiche di governo degli spazi comuni. Quando io parlo di meritocrazia sono sempre molto scettico, nel senso che penso che introduca un fattore competitivo piuttosto accentuato. Nel momento in cui metti a bando, metti a gara, metti uno contro l'altro. A me interessano invece delle gestioni, dei governi degli spazi pubblici in cui insieme le persone pensino come può essere utilizzato, ci siano dei grandi spazi di condivisione di quello che si propone. La gara di per sé non c'è niente di sbagliato, anche il Teatro Valle nella fondazione abbiamo inserito per esempio che la scelta della direzione artistica viene fatta tramite un bando, quindi il bando di per sé non è una cosa da considerare sbagliata. Bisogna capire poi dopo chi lo decide, chi lo giudica. Se c'è un rapporto fra il bando crea in qualche modo una situazione per cui qualcuno decide, qualcuno è sopra e qualcuno è sotto. Invece è bello trovare dei sistemi per governare la scelta dell'uso degli spazi comuni, che siano dei procedimenti comuni e condivisi. Quindi mi può andare bene il bando, ma poi dopo chi partecipa deve anche decidere. Non so come dire, ci deve essere una commissione di ruoli. Il metodo del project financing si basa sulla collaborazione tra le necessità delle istituzioni e la collaborazione degli individui, ma come si fa a far sì che questa collaborazione si sviluppi in maniera trasparente e
realmente con una reale partecipazione da parte dei cittadini e non attraverso metodi sotterranei o cose che non vengono conosciute o criteri di selezione opachi. Ecco, qui è un punto delicato, cioè va costruita molto bene. In questo momento Cagliari ha un'assistenza gratuita da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da parte di un ufficio tecnico proprio ad hoc, che fa questo di mestiere, cioè presta consulenza, mettiamola così, gratuita a quegli enti locali che vogliono sperimentare queste nuove forme. Quindi è già una cosa molto interessante. E perché c'è la Presidenza del Consiglio dietro? C'è la Presidenza del Consiglio dietro perché il primo tema vero è dare garanzia. Come dire, di trasparenza, di accessibilità totale, cioè dare pari opportunità a tutta la città nel perseguire questa strada. È ovvio che se io nell'aprirmi a questo scenario dico che privilegerò, quindi vedi i criteri di aggiudicazione, escludente la sostenibilità economica del bene, ho tagliato fuori un pezzo probabilmente di associazionismo culturale che non potrà mai avere le risorse economiche per garantire detta sostenibilità da solo. Quindi il punto vero qui forse. Cioè, questa è la scatola, come dire, è il quadro dentro il quale si potrebbe realizzare un'operazione vincente. Condizione di partenza. Ora le regole del gioco faranno la differenza, perché sia nelle regole, quindi nella definizione delle possibilità di accesso o non accesso a questa opzione, definisco regole inclusive o esclusive, e beh, lì cambia tutto, perché ritorno a una logica di bene pubblico gestito solo dal pubblico o da un bene pubblico gestito da un privato e quindi in una logica assolutamente privatistica. Per esempio, uno dei grandi quesiti che c'è stato subito è stato: ma le organizzazioni non profit che caratterizzano il settore della cultura da cui io principalmente vengo, possono partecipare a questo tipo di bandi? La risposta è no, possono. Sarebbero le naturali candidate a gestire beni che per loro natura, dal punto di vista economico, sono dei beni pubblici, quindi non cozzano, con una logica strettamente orientata al profitto nella gestione del bene e nella valorizzazione dello stesso. Quindi, anzi, se vuoi, un po' la caratteristica del bene, un po' un'amministrazione che cercherà, spero, di creare un sistema di inclusione di tutti i soggetti, beh, io spero proprio che lì si candidi invece questa terza parte, che è la società civile, magari organizzata. A me piace questa cosa, perché in tutto sommato io annuncio pubblicamente che questa cosa avviene e pubblicamente tutti sanno che hanno la possibilità di partecipare. L'esperienza come quella del Valle è un'esperienza che, ripeto, da un punto di vista della riflessione è utilissima, però occhio perché non nel caso di specie, ma in generale può diventare pericolosa, perché se io domani mattina inizio, mi sveglio la mattina e decido di occupare un posto nella logica del bene comune, l'importante è che poi non diventi io quel soggetto che è proprio escluso diritti dal bene comune. Creando le regole ex ante, forse questa c'è cioè un aspetto come di accessibilità, non dico garantita, ma pensata ex ante, interessante, interessante. A questo punto vi faccio l'ultimo esempio che è il caso di Macao. Milano, maggio del 2012, un gruppo di lavoratori occupa dapprima la Torre Galfa e si costituisce come entità chiamandosi appunto Macao. Dopo uno sgombero e lo spostamento in vari altri luoghi della città, simbolici, trovano un ultimo avamposto nell'ex macello in corso di Porta Vittoria. Voi quale relazione vedete tra queste occupazioni, questa forma di occupazioni itineranti e il concetto di cultura bene comune? Io la penso come dire, la vedo molto bene se è un passaggio per arrivare a qualcos'altro. Cioè, se queste diventano, ben venga che esistano queste esperienze, perché devono raccontare, dire, torno a ripetermi, dire che esiste un'alternativa a una gestione o meramente pubblica o una gestione privatizzata. Racconta finalmente di una volontà e un'istanza di partecipazione vera alla gestione del bene comune. Quindi, secondo me, sono testimonianze di vitalità e sono testimonianze di esigenze di un cambiamento che va realizzato. Che questo debba rimanere tale e quale o possa essere istituzionalizzata come prassi nel medio-lungo periodo, beh, questo non lo so. Forse va raccolta come testimonianza per trovare spunti e riflessioni per riformare quello che è il sistema attuale. Io credo fermamente che un bene comune, quindi di proprietà di tutti, debba trovare la sua adeguata forma di gestione. Sono convinto che può essere anche
attraverso il settore pubblico. L'importante è che quel settore pubblico non la interpreti, come ha sempre fatto, ad esempio, nei beni culturali, come una cosa sua, e quindi a quel punto tra lui e il privato cambia poco. Il problema vero è che è sua e non è di altri. Beh, l'esperienza di Macao è un'esperienza non soltanto idealmente, ma anche materialmente in continuità con l'esperienza del Teatro Valle, con l'esperienza del Cinema Palazzo ancora prima, con le varie esperienze siciliane, dal Teatro Garibaldi, eccetera. Quindi è stata importante perché ha messo in discussione la questione della proprietà privata. Cioè, l'occupazione del Valle è un'occupazione di una proprietà pubblica e quindi non c'è, voglio dire, un interlocutore privato. L'occupazione del Cinema Palazzo di Roma è un'occupazione di una proprietà privata. Similmente, in questo caso, che cos'era? Che occupazione era? Era un'occupazione di uno strano partenariato pubblico-privato, cioè di una combutta, di un comitato d'affari che da un lato vedeva Ligresti e il suo gruppo fallimentare, dall'altro però vedeva delle connivenze politiche al più alto livello, che purtroppo abbiamo visto coinvolgevano anche l'attuale amministrazione che era nata dalla Rivoluzione Arancione, cosiddetta, a Milano. Quindi questo è, secondo me, il tipo di esito del rapporto corrotto tra pubblico e privato, che è la realtà nella maggior parte dei casi in questo paese, porta come esito una costruzione ancora più drammaticamente violenta rispetto a quella del semplice pubblico e del semplice privato. Tant'è che a Roma il Teatro Valle è ancora occupato, il Cinema Palazzo a sua volta è ancora occupato, con un'importante sentenza anche del Tribunale di Roma che riconosce l'occupazione per ragioni politiche come costituzionalmente orientata, invece a Milano c'è stata questa reazione assolutamente violenta, sproporzionata e soprattutto molto arbitraria, perché ha sostanzialmente sottratto alla città che voleva recuperare uno spazio proprio, uno spazio che per lasciarlo semplicemente inerte, pericoloso, mal gestito, mal governato, e tutto perché c'erano degli interessi veramente forti. Poi dopo lì ci possono essere anche delle critiche da fare, come sono state gestite le occupazioni, voglio dire, i contesti sono molto diversi e come sempre è buona pratica quella di rispettare molto i compagni che provano delle vie di cittadinanza attiva. No? Siccome l'occupazione è oggi la principale via di cittadinanza attiva a fronte della totale preclusione degli spazi pubblici e degli spazi di comunicazione, chi occupa è l'eroe dei nostri tempi dal punto di vista della cittadinanza. Cioè, chi rifiuta di essere consumatore e diventa cittadino oggi occupa, perché è l'unico modo di mettere all'ordine del giorno delle questioni. Quindi lì era stata messa all'ordine del giorno una questione molto importante, che era la connivenza tra privato e pubblico nella città di Milano relativamente agli spazi urbani e quindi a come vogliamo governare la rendita fondiaria, che appartiene a tutti e che invece in questo momento è sempre più messa nelle mani di pochi per ragioni speculative, di attesa, diciamo, di momenti migliori. Quello era stato messo all'ordine del giorno con quell'occupazione. Dopodiché c'erano una serie di altre questioni che erano sul tappeto, degli spazi per la creatività e altre cose, e questo ha un po' confuso secondo me le idee, quindi l'itineranza, se vuoi, del progetto è stata poi in qualche misura, come dire, un esito meno voluto della situazione. Con questo io credo che gli artisti, anche tutti gli artisti di Macao, abbiano un grosso ruolo nel cercare di utilizzare l'arte come un modo di costruzione di una vera cultura critica. Cioè, l'arte, così come l'intellettualità, così come la musica, così come tanti, voglio dire, delle nostre manifestazioni, possono essere manifestazioni di cittadinanza o manifestazioni di consumo. Macao ha cercato di fare dell'arte una manifestazione di cittadinanza, e per questo va, da questo punto di vista, per me il grande rispetto per la loro operazione. E questa è un po' la cosa, quindi l'itineranza di per sé può essere anche un modo, se vuoi, di portare questi messaggi a una popolazione abbrutita di consumatori. Perché crede che il suo metodo sia il più efficace? Credo nella possibilità di regolare, questa idea del rapporto pubblico e privato nella gestione del bene comune, dove una delle modalità è quella che oggi hanno chiamato project financing, ma che insomma ha carattere, che funziona in certe situazioni, non funziona in altre. Quindi credo nella possibilità di riformare il rapporto tra pubblico e privato nella logica della tutela, della produzione, della garanzia di beni comuni e nella tutela dell'interesse collettivo. Questo ci credo.
La strada è lunga perché abbiamo iniziato adesso, perché avevamo pensato, hanno fallito i due modelli e ancora noi, tra l'altro è un paese che si è scordato completamente quello che è il terzo settore vero, cioè l'organizzazione, il privato, per il pubblico, non so perché, ma insomma il privato è pensato solo come privato profit, tutta l'idea che esista un privato che ha degli interessi anche collettivi, tutta un'idea che esista un privato che ha la gratuità e il dono nel DNA della formula di impresa, che quindi potrebbe essere adatto alla gestione del bene comune, non so perché è una discussione, ci hanno chiuso addirittura l'agenzia del terzo settore, insomma, quindi è una discussione che rimane sullo sfondo. Dall'altra c'è stato uno Stato che non so per quale motivo si dà per garantito che possa di diritto gestire beni comuni. No, non è il diritto. Cioè, come esistono i fallimenti del mercato, esistono i fallimenti dello Stato, la letteratura è piena. Perché io penso che oggi siamo arrivati proprio ad avere un po' il capolinea con questo modello di società. Siamo una società che si basa su un'antropologia sbagliata, che è l'antropologia dell'uomo individuo soggettivo tipica dell'antropologia liberale, che è sbagliata. L'esperienza umana è un'esperienza molto più complessa, molto più lunga, relazionale, in cui gli spazi di dipendenza, sia quando uno è giovane che quando uno è vecchio, sono fortemente accentuati. Questa antropologia oggi deve essere sviluppata a pieno, deve diventare nuova coscienza e nuovo senso comune, perché l'antropologia vecchia, il modello del capitalismo liberale, sta portando il pianeta semplicemente allo sfascio. Sta creando delle situazioni di un'ingiustizia che io non sono in grado di accettare, sta comportando un'apertura delle diseguaglianze sociali oscena. E io le odio queste cose, mi scandalizzo e voglio morire sapendo che non è colpa mia se ho lasciato un mondo più brutto di quello dove sono nato. E oggi il mondo è più brutto che nel 1961, tutto il mondo. Invece perché non crede nel metodo proposto dal suo interlocutore? No, no, a me non è che non convince il modello, il dibattito, la riflessione, l'esigenza di riformare anche sul piano del diritto, il tutto è assolutamente, secondo me, corretto. A me quello che non è che non convince, quello che preoccupa, non che preoccupa, che mi incuriosisce è adesso però trovare le forme di gestione di questa cosa. Cioè, va benissimo, rimettiamo al centro della riflessione il bene comune. Raccogliamo queste istanze di partecipazione come istanze positive, costruttive, creative, vitali in un paese che gli manca creatività e vitalità. Detto questo, però, non buttiamo il bambino con l'acqua sporca. Proviamo a riformare un pezzo di pubblico, proviamo a incentivare un pezzo di privato, proviamo a riregolamentare il terzo settore. Insomma, troviamo una formula perché poi questa idea, da un'idea teorica, sia l'idea politica a Napoli è successo, diventi prassi gestionale. Perché quella è una retorica di legittimazione dello status quo, è culturale. Come dire, l'economia liberale e i modelli di interpretazione dell'economia liberale che sono sottesi a queste idee, per esempio quella del partenariato pubblico e privato, fanno parte di un grande dispositivo di legittimazione dello status quo, come la retorica del merito, come la retorica della crescita, come la retorica dello sviluppo. Allora io penso che lo status quo oggi sia osceno e vada trasformato attraverso processi rivoluzionari. Quindi non sono d'accordo con chi, non soltanto non sono d'accordo ormai più con chi utilizza la retorica riformista in un senso completamente opposto al significato di riformismo. Il significato di riformismo è andare a piccoli passi in una direzione di una società emancipata e di uguali. Oggi riformismo significa smantellare tutto il settore pubblico e credere nelle fandonie del mercato come ideologia. Quindi si è trasformato a quel senso. Io penso che oggi non sia possibile niente di meno che una vera e propria rivoluzione che passa attraverso il ripensamento del senso comune. Perché gli italiani dovrebbero fidarsi della sua proposta? Ma non lo so se si dovrebbe fidare del metodo. Già se si risvegliasse completamente e iniziasse a interrogarsi su questi temi, il cittadino italiano tutto sarebbe una bella cosa, primo. Due, non c'è un fidarsi di un metodo, secondo me c'è un iniziare a sperimentare questi metodi. Io non so quale funziona meglio o quale funziona peggio, cioè io non farei un derby tra i modelli gestionali o tra le esperienze di gestione. Le osserverei però, ecco, le osserverei però con spirito costruttivo. Quindi non cercherei fiducia, anche perché a mio modo di vedere queste sono situazioni talmente diverse
che devono trovare principi fondanti, comuni, ma come dire, soluzioni operative di volta in volta, puntuali, contingenti rispetto alla realtà, alla storia di quel bene comune, di quella situazione che andiamo in qualche modo a tutelare o a realizzare. Non devono fidarsi, i beni comuni sono loro. Il bene comune è un'esperienza di esistenza di ciascuno di noi. Se noi cambiamo il senso comune, pensiamo qual è il senso del nostro essere su questo pianeta, di essere parte di una collettività di persone che abitano in rapporti con un ambiente, con un'ecologia, con cose circostanze, non è che devono fidarsi, devono essere. Il bene comune è una filosofia dell'essere, non dell'avere. E quindi è nelle loro mani, il bene comune siamo noi, non so come dire, quindi non è che dobbiamo fidarsi di nessuno, non c'è una proposta verticistica di leader, di delega, noi contestiamo la delega completamente. I tentativi istituzionali come quelli del Vallem, poi ce ne sono altri, ad esempio, non so, il tentativo di Napoli sull'acqua pubblica, no? Di ABC, eccetera, sono tentativi di ripensare alla delega, di mettere al centro l'azione politica diretta delle persone, coinvolgendole, facendo capire che il pubblico siamo noi. È la vecchia critica della distinzione tra pubblico e privato, poi che aveva partecipato. Aveva strutturato il pensiero femminista, aveva strutturato gran parte, grossi pezzi della scuola di Francoforte, insomma, non è mica che c'è niente di nuovo da questo punto di vista. Quello che è nuovo oggi è un utilizzo di categorie concettuali che pongono le loro radici in una fenomenologia più spessa, in un'antropologia più realistica, e che quindi sono idonee a farci respingere al mittente le proposte che si fondano su un'ideologia fasulla. E il partenariato pubblico-privato purtroppo è una promessa che si fonda su un'ideologia fasulla. Questa è la ragione per cui non condivido le idee di chi lo propone.